oltre 500 milioni di euro, ripartiti come, Presidente? Ripartiti in investimenti, ripartiti in aiuto al caro vita per le famiglie, lì va l'aumento dell'esenzione IRPEF fino a 25 mila euro, ripartiti nel rinnovo del contratto del pubblico impiego, e anche questo quindi è aiuto ai redditi e alle famiglie, ripartiti nei vari settori dove l'energia si è fatta sentire, siano essi settori economici, sia esso settore pubblico, ripartiti sul turismo, sull'artigianato, sull'economia, e fanno parte di una trattativa importante avuta con il governo, risorse fresche e nuove che abbiamo trattato con Roma, oltre all'avanzo di bilancio dell'anno scorso. L'anno scorso è stato un anno importante sotto l'aspetto economico, che ha portato il PIL del Trentino al più 6,9%. Che sarà un avanzo anche quest'anno, che però sarà accantonato. Una parte di queste risorse verrà accantonato, perché purtroppo, circa 100 milioni, perché purtroppo non sappiamo cosa accadrà da qui a settembre-ottobre. L'energia sicuramente c'è il rischio che costi di più, e quindi può essere che dovremo intervenire ancora sulle famiglie, sul caro vita, e quindi ci teniamo queste risorse come disponibilità qualora ci fossero delle emergenze. Tre canali di intervento per non fermarsi sugli investimenti pubblici. Ecco, cosa avete in mente in particolare? Ci sono le risorse per le strutture delle Olimpiadi, circa 35 milioni. Ci sono le risorse per il bypass di Sant'Ilario a Rovereto, circa 30 milioni. E ci sono le risorse per la variante di Molina di Ledro, altri 30 milioni. Questi sono investimenti sicuramente di lungo periodo, di medio periodo, però dobbiamo comunque mantenere la capacità di fare investimenti, perché comunque si faranno sentire economicamente nei momenti in cui verranno svolte queste opere. Quindi questi li garantite. Questi sono garantiti in questo assestamento, e adesso intanto ci mettiamo le risorse per la progettazione, e poi prevediamo negli anni futuri le risorse per la messa in esecuzione delle opere. Una battuta sul futuro del NOT. Sul futuro del NOT la Giunta non ha ancora deciso, perché sappiamo che la partita è molto molto delicata e molto particolare. Nei tempi e nei modi opportuni comunicheremo le decisioni.